Mister, il sogno continua. Sì, a fatica ma continua, a fatica per una serie di motivi, sicuramente il più eclatante è quello che abbiamo fatto la quarta partita in 11 giorni, insomma improponibile per una squadra d'eccellenza. Venivamo da un mercoledì difficilissimo dove abbiamo affrontato una squadra che la domenica precedente non aveva giocato, perciò abbiamo speso tanto, siamo andati anche sotto e oggi ancora una volta abbiamo affrontato una grande squadra che c'era appena dietro di noi, che all'andata mi aveva fatto un'ottima impressione, oggi me l'ha riconfermato, che non ha regalato niente fino al 95esimo, e questo mi auguro che succeda così anche in tutti gli altri campi. La mia squadra, col cuore, con la determinazione, con l'organizzazione, è riuscita a cavarcela anche questa, è stato qualcosa di fantastico. Una partita decisa da un episodio proprio a pochi minuti dalla fine, perché fino allora insomma il match era stato abbastanza equilibrato. Diciamo di sì, purtroppo l'episodio è stato a nostro sfavore e quindi abbiamo perso questa partita che sinceramente non pensavo di perdere, perché in panchina già si soffre. In più sinceramente sentivo che avevamo il pareggio come nostra soluzione possibilissima, per cui invece è venuto un po' questo episodio che ci ha penalizzato. Purtroppo in settimana i ragazzi avevano preparato la partita molto bene, si è visto, ma insomma il calcio è bello anche per quello, perché a volte sono gli episodi proprio che la decidono e la logica non c'entra niente, ma insomma è un gioco, è uno sport, quindi accettiamo la sconfitta, anche se devo dire sinceramente che abbiamo perso contro un'ottima squadra, però la mia squadra secondo me non meritava di perdere. Chiedere sempre più, ogni volta stringere la corda e chiedere sempre di più questi giocatori è improponibile. Insomma, stanno facendo delle cose fantastiche, che comunque vada ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto rendere orgogliosi di loro.